In una virtuosa arena gremita in ogni ordine di posto si gioca la quinta gara di semifinale tra Legna ed i Ladini del Gardena. Serie in perfetta parità con due incontri vinti per parte. I padroni di casa devono ancora rinunciare al loro bomber Dominic Perna per un problema linguine, mentre recuperano dopo due turni di squalifica l'attaccante Simone Donati. Anche sull'altro fronte si conta un rientro importante, ovvero quello dello svedese Patrick Wallenberg, che è regolarmente a roster, ma manca l'appello Kevin Senoner, fuori per due giornate a seguito di un provvedimento del giudice sportivo. Avvio propositivo da parte dei ragazzi di Kostner, i quali ci provano immediatamente con Wallenberg stoppato sotto porta e poi subito dopo con Stampfer, murato da Rizzi. La risposta da parte del team della bassa atesina è affidata alla steca di Michele Ciresa, che va ad impegnare Groska Steiger con una conclusione sul primo palo. Successivamente, in situazione di power play, gli ospiti si rendono nuovamente protagonisti sotto porta. Rupert Stampfer gioca a favore di Gabriel Lange, il quale dalla linea blu va a centrare il palo alla sinistra di Rizzi. Ancora con l'uomo in più, il Gardena pericolosissimo. Conclusione di Fabrizio Senoner, Rizzi respinge corto, ma Benjamin Kostner con lo specchio spalancato mette alle stelle. Prosegue anche in 5 contro 5 la pressione dei Ladini. Numero di Fabio Kostner su Pelletier, allora ci vuole il miglior Rizzi per fermare l'avversario. Legna riesce finalmente a reagire potendo contare su due uomini di movimento in più. Conclusione di Ciresa, Groska Steiger non trattiene ma Fagioni non incide sul tap-in. Gli ospiti in ogni caso riescono a pungere anche con due giocatori in meno sul ghiaccio. Shahazma parte in contropiede superando ben due avversari ma non riesce infine a trasformare per la bravura di Rizzi e anche per il fallo evidente da parte di Eric Werner. Nella seconda metà del tempo tornano a farsi notare anche Bertignol e compagni. Gil Mozzi mette sotto porta un disco interessante, Fagioni ci arriva con il timing giusto ma Groska Steiger si supera. La frazione si chiude con un'altra occasione sulle stecche di casa. Fortunosamente Ciresa riceve il disco due passi dalla porta avversaria, Groska Steiger riesce ad opporsi. Alla prima sosta punteggio allora fermo sullo 0-0. Riprende il gioco ed il Gardena spezza subito l'equilibrio. Disco da Finazzer a Benjamin Kostner che ci prova due volte senza successo ma sopraggiunge Eastman che mette in fondo al sacco. Al 21-38 gli ospiti passano così in vantaggio e si affidano al terzino statunitense Eastman al quarto sigillo nel corso di questi playoff. Passano meno di 4 minuti e Legna troverebbe il gol del pari. Disco di Alexander Sulman sotto porta ad approfittarne Hannes Falter che tenta il tocco vincente trovandolo al secondo tentativo ma successivamente al fischio arbitrale che di fatto interrompe l'azione prima della realizzazione. A metà tempo ancora padroni di casa pericolosi. Disco da Donati a Eric Werner la cui deviazione però risulta eccessivamente centrale per impensierire Groska Steiger. Poco dopo è ancora il Gardena a segnare. Assist all'indietro di Gil Mozzi, non raccolto da Della Dio ed allora scatta il contropiede ospite con Wallenberg che si beve tutta la retroguardia avversaria ed infila il disco in fondo al sacco. I Ladini tentano l'allungo al 33-01 affidandosi allo svedese Patrick Wallenberg che dà libero sfogo a tutta la sua classe. Lo stesso attaccante qualche secondo dopo sfiora la doppietta personale in power play ricevendo da Eastman e andando a centrare la traversa della porta difesa da Rizzi. Poco dopo lo imita il compagno Jamie Shahazma il quale si presenta tu per tu con Rizzi e va a colpire una nuova traversa. Doppio vantaggio Gardena allora al termine della seconda frazione di gioco. In avvio di terzo tempo Legna può giostrare con l'uomo in più ed accorcia prontamente le distanze. Disco buono per Fabio Fagioni che si libera per la battuta a rete trovando a deviazione vincente di David Stricker. La marcatura viene infatti attribuita all'ex giocatore del Valpellice, il quale dunque permette alla compagine di casa di dimezzare lo svantaggio al 42-46.
poco prima di metà frazione, occasionissima per i padroni di casa. Zambaldi ci prova mettendo in difficoltà Grosskasteiger, disco buono per il tapin con Ciresa che può battere la porta spalancata, Spinel con il patino salva sulla linea evitando la realizzazione. Passano pochi secondi ed è il Gardena a segnare ancora. Incursione di Shahasma sventata da Rizzi, poi pack per Wallenberg che scambia con lo stesso numero 9, il quale pesca Stampfer che non perdona. Al 50 e 13 la formazione ospite si porta sul più 2 grazie alla prima marcatura nel corso dei playoff di Rupert Stampfer. Legna deve tentare il tutto per tutto nelle battute conclusive. Werner gioca per Virta che conclude da fuori, poi sul tappino doppio tentativo di Peiti che si scontra però con i riflessi di Grosskasteiger. I minuti finali poi non regalano più nulla. Il Gardena allora può festeggiare l'importante successo esterno, conquistando così il primo match point nella serie da giocare nella serata di mercoledì davanti al pubblico amico.